Raga, ma quanto è brutto dire super massiva? Terribile, terribile. Bella ragazzuoli, bentornati sempre qui dal Cap, sempre qui ancora su Marvel Snap. Oggi proviamo Super Giant. Super Giant è una carta che mi ispira, mi intriga particolarmente per il semplice fatto della sua funzione, del suo effetto, che attualmente può andare a counterare quello che è il mazzo Contour, Jane Foster, Beta Ray Bill, che ancora oggi lo sto trovando veramente un sacco di volte contro. Infatti quello che va, che andremo a fare noi, è fare la nostra Storm più il Super Giant, no, la Super Giant, sorry, per poter usufruire del suo effetto, così che noi al turno 5 non scoperchiamo le carte. Quindi se lui gioca Jane Foster non si risolve, o che ne so, metti un junk che lui al turno 5 farà Annihilus, non si risolve, e sperando di avere la prio, anche se nel caso del junk lui gioca sicuramente coso Sentry di turno 4, è un pochino difficile secondo me prendere la prio in quel caso, però ci si prova. E poi giustamente abbiamo l'Aviot nella location in cui l'avversario vediamo che gioca cose, noi mettiamo l'Aviot, gli distruggiamo tutte le carte, vinciamo il game e siamo tutti belli contenti. Andiamo a provarlo, anche perché il Lockdown è sempre stato uno dei mazzi che prediligo di più all'interno del gioco, per il semplice fatto che è veramente godurioso. Si può dire godurioso quando locchi l'avversario in quella maniera lì. Oh, Cittadella di Onslaught. Noi abbiamo la miss lì. Molto bella questa cosa. Zabu. Prendo Zabu qui. Abbiamo Jessica Jones di costo 2. Abbiamo anche la miss di costo 2. E anche Rollad. E Rollad si potrebbe pensare di fare subito adesso. La miss Mela del Rey. Il Bifrost. Ok. E va bene, ci sta. Allora, non so quanto convenga fare Rollad. Metti che mi mette Super Giant adesso. Proviamolo. Bello, Dr. Doom. Oh. Molto bello. L'unica cosa è che io vado a alloccarmi adesso qui in qualche maniera. Non se io faccio Jeff. Non se faccio Jeff, ragazzo mio, però. Ci snappo. Vabbè, l'avversario si ritira, però... Cioè, raga, troppo forte Cittadella dello Slout con sto mazzo. Laboratorio Gamma, ci interessa? Non lo so. Ma se mi dà la Storm, io lo toglierei comunque, Laboratorio Gamma. Anche perché, ricordiamo, in questo mazzo non possiamo distruggere nulla, perché non ci abbiamo coso. Tank, The Hood. Vabbè. Ok. Dammi Storm, frate. No? Va bene. Intanto Jeff lo faccio. È un junk sto ragazzo? Sai che non lo so. Ravonna. Ok. Ci avrei Goblin, raga, da giocare. Bello. Molto bella questa cosa. Potremmo pensare di fare Jessica Jones, sai? Morph. Sei un grande che giochi Morph, frate. È veramente un grande. Allora, si potrebbe pensare di fare Jessica Jones qui, visto che poi andremo a giocare sulla base degli Avengers, volendo. Vediamo se gli do fastidio con Iceman. Ormai Nebula è inutile. Ormai Nebula è veramente inutile, perché ci mancano solamente due turni per giocare. Cioè, la potevo giocare ugualmente. Però non lo so. Metti che Iceman gli prende una bella cartina interessante, così che gli sbilancia una combo. E a pensarci, a me, vedendo Ravonna, Magic e Miss Marvel, mi viene in mente un tribunale. Però boh. Che senso c'è a fare The Hood in questo mazzo? Se un no, Mr. Negative. Ah. Fresca. Che mi prendi? Bello Zabu. Molto bello Zabu. E adesso? Che ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare la miss? Ci abbiamo da fare Claw? Io prenderei prio in qualche maniera assurda, sai? Io prenderei prio facendo questo. Sì. Mi devi dare la Riot, frate. Mi devi dare la Riot, che mi serve come il punch. C'è un 33% di possibilità che tu mi dai la Riot. Oppure Dr. Doom. Dr. Doom pure è ottimo. Ok. Guarda, se avessi avuto l'Aio ti avrei vinto, raga. Il problema è che adesso io ho solamente un Dr. Doom da fare, che per carità è ottimo. Il problema è se lui mi gioca cosa? Onslaught. Onslaught che cosa fa? Fa prendere un più 2 qui, un più 2 qui, e fa solo 4 punti e lui vince. No, perché c'ho Dr. Doom. Prendo un più 2, un più 2. E va a 13 e qua vince.
E qua no, però. Perché vado a 17 e lo va a 15. Chiudila. Ok. Pensavo peggio, raga. Pensavo molto peggio. GG, primo win. Comunque, a parte ciò, c'è stato un ragazzo che mi sembra ieri, o altro ieri, non mi ricordo, mi ha consigliato, raga, un mazzo con Helicarrier. Anche perché, cioè, mi è rimasto qui il fatto che non ha brillato come ha dovuto il l'Helicarrier nel video di ieri. Quindi io l'annuncio che Helicarrier tornerà più forte di prima, lo faccio. Gli Super Giant. Ma stiamo giocando lo stesso deck? Poche parole. Sì. Allora, io vorrei tenermi la prio. Io vorrei tenermi la prio in qualche maniera. Vorrei fare Jessica Jones a sto punto. No, frate, io lo rischio qua. Doctor Doom. Io la rischio per il semplice fatto che sono sicuro che adesso lui mi farà Alayot qui. No? Mi farà Alayot qui e io faccio questo. No, forse è troppo. Faccio così. E faccio così. E anche così. No, e anche così. Ok. Ah, non è Alayot. Ho capito. Dice Alayot non lo prendi adesso. Va bene. E in più quella carta è la miss. No, frate, non vinci. E questo qua ha fatto la combo Mega Red Miss Marvel. Il pazzo. Il pazzo sgravato. E non è una mossa azzardata fare Omega Red Miss Marvel, però è un pochino eccessivo. Se permetti, eh. Se permetti è un pochino eccessivo, bello. Doctor Doom, subito. Guarda, è carino sto avatar di coso, di Star-Lord. Ma ora, come sempre, cioè, tu snappi, va bene, fino a qua siamo tutti d'accordo. Fortunatamente c'ho prio io, quindi Galactus non è sicuro. Quindi pure se mi fai Galactus, me ne potto. E, dicevo, l'unica cosa che penso io, ogni volta mi... Va bene. Va bene, dici tu un magneto te lo metti. Bello. Bello questo. Zabu Jeff subito. Ok. Sì. Dici, va bene. Stessa giocata ma con cose diverse. Vabbè, a sto punto facciamo Iron Lad qui, in mezzo. Metti che mi prende la Miss Marvel. E dai. Prendi la Miss. Super Giant, addirittura. E frate, io ho privo adesso, no? Bello, mi piace sta cosa. Claw. Ma non sta giocando. Non sta giocando il ragazzo. Super Giant. E a Riot me lo tengo. Boh, frate, io ti contro snap a sto punto. O ha briccato malissimo il mazzo, ma proprio a livelli assurdi, oppure non lo so che cosa sta combinando. Ok, gioca. Ah. Oh. E mo c'è da ragionare. E mo lui con Sera. Qui. Che mi ha settato Sera, a me che mi interessa. E non che qua vado a 12 punti. Con Alayot fado a 14 e vinco. E gli metto anche Iceman qui. Metti che. Poi non lo so. No, Iceman lo potevo mettere anche a destra, visto che c'ho Claw. Che poi gli mette 6 punti, vabbè. Quanti?
Gli ha briccato malissimo sto coso. Ora, montagna dell'eternità, subito nebula, tutto a destra. Tutto a destra. Nightcrawler va benissimo così. E, mi dai qualcosa da poter giocare sulla montagna dell'eternità? Vabbè, oh, me l'accollo Iceman, sai? Iceman me l'accollo. Il problema è che Subterranea ci fa un danno estremo. Ci fa un danno estremo. Di tu glielo fa anche a lui, ma tanto e non quanto, visto che lui è un bounce. E olè. Godo. Godo. A voglia se godo. Snappo. Anche. Perché è vero che lui adesso mi dà la roccia in bocca. Che mi dà la roccia in bocca. Però su Cosmo Cremisi non può buffare la sua Angela in quantità industriale. Se c'ha qualcosa da buffare, tra l'altro. Super Giant, prendo Prio. Cioè, tento di prendere Uri in qualche modo. Sarebbe l'ideale fare Claw adesso in qualche... Ok. Ok, abbiamo Prio. Abbiamo Prio, facciamo Claw qui. Ok. Adesso, a rigor di logica, tu mi andrai a giocare Ant-Man. È tutto su Ant-Man, no? Bello. Bello così. E adesso, se permetti... Riot. Via, ok? Oh, le. Lì. Lì. Che forte sta combo, non c'è niente da fare. Super Giant in tuo Riot, boh, senza senso, frate. È senza senso sta combo, è senza senso. Cioè, secondo me è un'aggiunta bella importante al lockdown, raga. Cioè, se mettete conto che io teoricamente in lockdown mettevo anche la Medusa. Medusa non la gioco più, metti Zabu con quattro carte che c'hai di costo 4. Hai vasta scelta nei turni centrali, ovvero nel turno 3 e turno 4, poi turno 5 anche, volendo. Sì che c'è Claw per... In determinate occasioni può servire tanto Claw. Però già che al turno 4 fai Super Giant, turno 5 da giochi in qualche maniera. Bisogna avere prima ovviamente il turno 4. Turno 6, raga, cioè, all'Eye 8 Doctor Doom e ti vinci il game. Non c'è niente da fare, bel game.